una descrizione molto attuale. Quanti venti di dottrina abbiamo conosciuto in questi ultimi decenni? Quante correnti ideologiche, quante mode del pensiero. La piccola barca del pensiero di molti cristiani è stata non di rado accettata da queste onde, gettata da un estremo all'altro, dal marxismo al liberalismo fino al libertinismo, dal collettivismo al individualismo radicale, dall'ateismo ad un vago misticismo religioso, dall'agnosticismo al sincretismo e così via. Ogni giorno nascono nuove sette e si realizza quanto dice San Paolo sull'inganno degli uomini, sull'astuzia che tende a trarre nell'errore. Avere una fede chiara, secondo il credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo, mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina, appare come l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi moderni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. Noi invece abbiamo un'altra misura. Il Figlio di Dio, il vero uomo. È lui la misura del vero umanesimo. Adulta non è una fede che segue le onde della moda e l'ultima novità. Adulta e matura è una fede profondamente radicata nell'amicizia con Cristo.